in coda alla stagione. Ecco intanto che la grafica ci dà le inquadrature di uno dei punti, uno degli emblemi del South Garda Karting, la postazione dei cronometristi di LS Timing, che sono quest'oggi con noi Lorenzo e Irene. Una buona giornata, una buona domenica va a tutto il resto dello staff, a partire dalla direzione gara, al collegio dei commissari tecnici, al collegio dei commissari sportivi, ai medici, i commodori, gli ammiragli di quel vascello che naviga nell'oceano della salute. Una buona giornata va anche allo staff del South Garda Karting, proprio l'organizzatore di questa Winter Cup, e ricordiamo ai Marshall che in versione invernale vanno a sfidare qui questo weekend di gennaio il freddo intenso. Ci scusiamo con tutti quelli di cui ci siamo dimenticati, e forse è meglio ricordare saltinews.com che ci dà il modo di vedere le immagini. Grafica con la prima delle Super Hit, con l'unica categoria, la Mini Gruppo 3, che avrà dei piloti esclusi al termine delle due Super Hit, 26 sui 62 che si sono iscritti a questa competizione. Seguiamo la prima fila, Hugendorn e Theo Travis, compagni di squadra con Di Alonso by Phoenix Motorsport. Hello to all the fan of the karting sport. No start. Any start? No starting grid composed in corrected weight. So one more formation lap. Con un giro di condizione. Have a nice day to all the fan of karting watching us in live streaming, whatever it will be. Australia, Japan, USA, or Middle East. And all the Europe, for sure, we are following the two Super Hits, that one of Mini Group 3, the only one category that will leave 26 kids at the end of both Super Hit, adding the penalty points to that one coming from the eliminatory hits held Friday and yesterday. So in the first row we have the Dutch on the right side of the screen, Dan Hugendorn, Alonso Yame by Kiddix, 540 the race number, and 543 the teammate from Malaysia, Travis Tio, Alonso Yame. And Tio, the best Italian, Pietro Bagutti, migliore degli italiani Pietro Bagutti, con il paro NTM della Av Racing 522, scatta dietro il malese alla sinistra di Bagutti, l'autore del miglior tempo nelle prove di qualificazione e vincitore di una hit, Vladimir Ivannikov, il ragazzino della Team Gamoto alla guida di un EKS motorizzato TM numero 523. So have a look, ready to start the distance of this race, 9 laps as like yesterday. Good start now, and Hugendorn leading, Ivannikov back in second place, Kilian Harvick from USA in third place, and maybe Theo Travis fourth. We'll see. This is the life. Questo è il coltello, questo è il, I'm sorry, this is the Chiringuito turn, Chiringuito corners, the right corners. Now this is the life. Questo è il coltello in curvatura della regia. Vediamo con Hugendorn, Ivannikov in seconda posizione, no, terzo è Pietro Bagutti, partito molto bene il Harvin Kilian, no, è Bagutti terzo, Kilian is just back from USA, Kilian, Baby Race, Harvick, Baby Race is just back di Best Italia, Bagutti è terzo. Questa è un'impressione che abbiamo nella nostra postazione, difficult for the USA kid, teammate of Harvick, with the number 543, we are speaking about of McGuffey. Baby Race as well. No, it's not Bagutti. Bagutti decimo, is Shen in third place, teammate of Bagutti, Zeyu Shen, Paro ETM number 519 by Avu Racing. Shen, the Chinese, with the Italian flag. So that is Shen. Ivannikov, Italian flag, even for the Gamoto drivers. The real Italian is the fourth one. Lorenzo Lamico, migliore degli italiani di anno vero. Lorenzo Lamico, miglior tempo delle qualifying practice. Ivannikov è stato l'autore del miglior tempo sul giro nelle qualifying heat, mentre venerdì Lorenzo Lamico è colui che ha messo in fila tutti, ha sempre comandato le partenze della colonna A nella giornata di venerdì, e chiaramente anche di ieri. Il pilota ufficiale Formula K motorizzato TM 538 è il suo numero di gara, inquadrato in questo momento a sandwich tra due paroline, quello di Christopher Cosman numero 537, il rumeno del team driver Bogdan Cosma, con il Kart Republic utilizzato in Yamaha, che è sempre il brand, Alonso è sempre il brand di Kart Republic, infatti lo dico che
Chiesa dallo scorso, da due anni a questa parte, possiamo dire, mentre prima era un brand della ottica. Vediamo anche, diamo un occhio, ci sono anche le quote rosa nella 60 mini, nella mini gruppo 3, vediamo se sono in pista in questa. Sì, abbiamo col numero 554 Sofia Povaznaya, number 554 we have Sofia Povaznaya, the only one pink driver in this super hit baby race driver car. The team comes back to watch the images from to watch the video the screen. So Hugendun still leading, Ivanikov still in second place, Zayu Shen still in place number three. This is questo D'Amico, Lorenzo D'Amico ha superato Bogdan Kosma in rumeno, mentre qui siamo tornati con le immagini su Hugendun e Ivanikov al coltello. Ecco Lorenzo D'Amico seguito da un rumeno Bogdan Kosma e dall'Alonso Vaikidix del malese Travis Tio. Orlando Rovelli, numero 564, 29esimo, di lingua italiana, anche se lo vediamo con battente bandiera rossa crociata. Pietro Bagutti, 18esimo. Michele Orlando, 12esimo, davanti al 529. Tony Cocchianella, Orlando, Formula Cup ufficiale. Cocchianella è un pilota del team Gamoto, quindi compagno di squadra di Ivanikov. In Gamoto abbiamo anche l'ottavo, il numero 524, Matteo Melis. Quindi italiani di nazionalità e di licenza, abbiamo D'Amico quinto, Melis ottavo, Orlando dodicesimo, Cocchianella tredicesimo, Pietro Bagutti diciottesimo. Aspettiamo il cambio pagina per scoprire chi sono gli altri. Li vediamo in basso sul teleschermo, intanto a scorrere a pancia, a fondo pancia. Hugendorf is this is the Kidix, the Alonso by Kidix, one of driving place number 5, proverbio 22esimo, stavamo parlando italiani e basta, Masinas è battente bandiera italiana. Cominciamo intanto a vedere i giri veloci che ci devono essere sempre confermati dalla grafica puntualmente, ed è proprio Lorenzo D'Amico con il suo Formula K, brand della IPK, della International Praga Karting, che si segna un 52.960. Hugo Ivanikov still in the close-up by SatNewsTV.com. Third, Zayu Shen, something happened back, nothing special. Sofia Povaznaya, the only one big driver, she's in place number 16. We saw even yesterday the start is not the powerful step by Sofia, the Finn female kid of baby race, but he's able to have a very good zipping back, a very good rebound. Yeah, a very good zipping back. So, Hugendorf, Ivanikov, they are closing the lap number 6. Siamo alla chiusura del sesto passaggio. Hugo Ivani con Chantà Amico, quarta posizione, ha raggiunto, separato l'americano Harvick. Eccoli al curvone, in realtà una doppia destra segmentata, with the white sky, white, blue and black color of baby race, the USA Harvick 551 that now is back number 538, the Amico green and black color of Formula K on back Harvick. Pay attention, there is the team driver colors, I mean that one of Bogdan Kosma, the Romanian, the blue colors for the Mini used by the Italian teams, the Italian team on back Alonso by Kiddings for the Malaysian Trevor Tio. Matteo Melis ottavo è alle spalle di questo quartetto inquadrato, compare appena all'ingresso del pettine. Tony Cocchianella scende in sedicesima posizione davanti a Pietro Bagutti, che sta recuperando, anche un recupero arriva anche da McAfee, the USA kid McAfee is difficult in the first lap and now is in place number 19th. Clever back the Slovakian Morda, Hugendorf and Ivanikov. We are running the lap number 8, so what will happen we will see in the next few minutes. Looking back, Hugendorf looking back, Ivanikov as well. So something will happen, we don't know. Cosma Harvick, we are back, the first two drivers, still Hugendorf and Ivanikov, they will contend the
win this Super Heat number one. And this is the final lap. This is the final lap, and we will see what will happen. Okay. Hugo Dura al comando, lasciamo il coltello alle nostre spalle, andiamo verso sali e scendi, l'olandese del team Kydix. Ivanikov sembra quasi studiarlo, escono dal cambio di direzione che precede la S, si gira ancora Hugendurm, ma si volta in maniera sicura. Qui abbiamo Harvick, D'Amico non è più in quarta posizione, Ivanikov side by side with Hugendurm, we are just in the middle of the Pettinez corners, once more side by side, Hugendurm inside, Ivanikov, where they will exchange the word line, and the winner is Hugendurm. Tien Hugendurm is the winner. Ivanikov second place. Zhen Ruishen, third place, number three, place number four from USA, Harvick. Number 5-5-1, Kylian Harvick. Bogdan Cristofor Cosma di Romania, place number 5, Lorenzo D'Amico chiude sesto, un occhio alla classifica con Martufi di numero 556, un altro italianissimo, stiamo parlando di Manuel Martufi che ha concluso la seconda pagina. Torniamo in prima pagina, stiamo parlando italiano, quindi proseguiamo con Lorenzo D'Amico in sesta posizione, Matteo Menis conferma la sua ottava, Michele Orlando, un altro Formula K ufficiale, il numero 557 in dodicesima posizione, Luigi Cocchianella quindicesimo, il numero 529, mentre diciottesimo ha terminato Pietro Pagutti. Il giro veloce resta quello fatto segnare proprio da Harvin Keelan in 52 secondi e 860 millesimi. Harvin Keelan, the USA kid, is the author of the best lap time of this Super Heat number one, 52 seconds and 8.60. They improve in stroke weight, best time signed between Friday and yesterday by Ivanikov, 53 and 43 was the best fast lap time in the qualifying heat. So in the second place, Dergunov 21st, Hunt the Swedish 22nd, McGuffey 25th, and then the French Robillo 29th. Anche Orlando Rovelli abbiamo visto un po' indietro in classifica. Hugendurm, so Harvick, Cosma, Tio, Trevor Tio, the from Malaysia 7th, Fira, the Indonesian 9th, the Swiss Tam 10th, the Spaniard, the Bosco 11th, Sofia Poversnaya, clever, Sofia 13th, the Finn Kid, Drew Walsh, the